Nomadelphia è il nome di una piccola popolazione comunitaria che attualmente vive vicino a Grosseto. È stata fondata da Don Zeno Saltini, non per creare un'isola felice, ma perché fosse una proposta di trasformazione individuale, familiare, sociale, politica della società. Il popolo di Nomadelphia, che rappresenta la comunità di cattolici praticanti, si è fatto apprezzare anche a Sulmona. Le due realtà sono unite ora dalla fede sulla base di quel che si proponeva Don Zeno Saltini, il fondatore del popolo di Nomadelphia, composto da 60 famiglie, in tutto 320 persone. Sorge a 5 km da Grosseto, in Toscana. Dal 9 al 18 giugno scorso sono stati ospiti a Sulmona i figli di Nomadelphia, cioè gli appartenenti alla scuola. Si tratta di una scuola prettamente familiare perché gestita dai genitori dei ragazzi. Nel 1968, anno di fondazione, il Ministero della Pubblica Istruzione ha dato la possibilità ai genitori di poter istruire i propri figli, con l'obbligo però di presentarli agli esami di Stato che quest'anno hanno svolto a Sulmona nella scuola media dell'Istituto Comprensivo Panfilo Serafini Lola Di Stefano e sono stati sostenuti da privatisti della scuola sulmonese. Lo scambio culturale ha preso le mosse lo scorso anno ed è stato consolidato appunto nei giorni scorsi dalla scuola Serafini Di Stefano su proposta dell'insegnante di religione cattolica Paola Tolone. I ragazzi sono stati accolti dal dirigente scolastico Elvira Tonti, dal corpo insegnante, dagli alunni, dalle loro famiglie e da tutto il personale scolastico con entusiasmo e grande cordialità. Il soggiorno è stato generosamente offerto dal CIPA, Centro Informazione, Prevenzione e Accoglienza nella struttura di Santa Rufina, grazie all'impegno di Domenico Boiocchi, Carmela Petrucci ed Antonio Incani. I figli di Nomadelphia con i loro insegnanti si sono sentiti da subito a proprio agio, trovando la tranquillità necessaria per potersi concentrare ed affrontare con serenità la prova d'esame che si è conclusa il 18 giugno. Gli insegnanti della scuola di Nomadelphia, Chiara e Roberto, sono rimasti davvero colpiti e contenti dell'accoglienza ricevuta. Tutto ciò ha permesso di fare nuove esperienze, dando la possibilità di aprire la mente al cuore. La scuola Serafini Di Stefano ringrazia Nomadelphia per il dono della presenza sulmona, caratterizzata dalla loro testimonianza e soprattutto dalla realtà di vita che hanno potuto rappresentare. Diceva Don Zeno, un grande problema di carattere spirituale è amare il popolo. Se noi sappiamo che dobbiamo amare gli uomini come Cristo li ha amati e li ama, il mondo, il popolo, i popoli, per noi diventano come una persona sola che deve essere amata come il più grande amico che esiste sulla terra.